Posso dire, è una mia sensazione, un tempo Lavezzi e un tempo Cavani. Mamma mia, io... Secondo me non gioca nessuno, e su questo voglio, sarà chiuso, forse. Voglio scriverlo da qualche parte. No, no, ma sti sul blocco. Ma siete sicuri che il San Paolo sarà aperto il 30 luglio? Questo lo sappiamo a breve. Questo ne torniamo a poco, domani è in programma una commissione di vigilanza importantissima. Quindi ne sapremo qualche cosa in più. Allora, ecco la formazione. Vediamo, perché abbiamo parlato anche di difese, di portiere, di centrocampo. Allora, che cosa è cambiato rispetto alle altre settimane? Innanzitutto ci abbiamo messo un bel punto interrogativo in attacco, perché abbiamo cancellato Cavani e quindi abbiamo messo Zeko, Damião, Ilburk, Ilmazzi, Jovetic, Ibrahimovic, ce l'abbiamo anche messo, e via gli altri. Mi sembra che le idee più chiare ormai siano sulle fasce, ipotesi Lamela insieme a Martens e a Callejon, Hamsik con Callejon e Pandev, Insigne con Martens e Vargas che rientra, insomma abbiamo messo tutto a centrocampo. C'è questa sorta di situazione con Alon che non si riesce a ben capire con la differenza se riesce a colmare con il Lione o meno, e in porta c'è la novità dopo De Santis, tra parentesi la coppiata brasiliana Julio César Rafael. In difesa sempre caldi nomi di Rami e di Astori, oltre quello di Nkulu insieme a Fernandez, e sul francese del Marsiglia a Napoli si è scatenato davvero di tutto. Sorvoliamo oggi, no, veramente è una cosa meravigliosa, solo Napoli ci può regalare sorrisi di questo genere.